si parte con due redini, si sistema. Prima di partire al galoppo dobbiamo essere sicuri. Così introduciamo un'altra cosa molto importante. Prima di partire al galoppo dobbiamo essere sicuri che il trotto sia preciso, il circolo sia perfetto, che il cavallo rispetti la gamba interna, che sia ben appoggiato alla rinne esterna, ben appoggiato sempre in leggerezza, mi raccomando, e che sia non attaccato ovviamente alla redina interna. Se il cavallo si attacca alla redina interna, come capita spesso, prima ce lo stacchiamo, lo alleggeriamo e poi partiamo. Adesso mi sembra un buon equilibrio. Quando pensi che il cavallo sia a posto, partiamo. È inutile partire se non si ha un trotto perfetto. La bellezza di un'andatura dipende dalla perfezione dell'andatura precedente. Io insegno ai cavalli giovani a partire al galoppo con pochissimo contatto di redina interna. Quando vuoi, perché il cavallo non mi dispiace per niente adesso. Bravo, va bene. Ricordo Puledra di 4 anni, quindi quando ritorni al contatto ritornaci piano, mi raccomando, puoi fare delle discese di mano e poi torna alla sua bocca in modo molto molto delicato. Là, trotto, benissimo, benissimo. Ah, falla scendere, giù, via, via le redini, scendere. Là, bravissimo. Ok, passo. Vedete che tende sempre a chiudersi un filino anche quando va giù, perché era abituata a fare un lavoro del genere. Piano piano ne usciremo. Ecco l'esercizio di cui parlavo prima. Quindi prima abbiamo un buon trotto. Non avere fretta di partire se non è perfetto, Lì. Galoppare senza avere un trotto con pieno controllo è assolutamente inutile. Ok, ha dovuto stimolarla un attimo perché la cavalla è una cavalla molto pigra. Noi sappiamo tutti quanti che gli abitanti di Oldenburg sono personaggi molto molto pigri. Bene, prendi le redini con la mano esterna, contatto bene uguale, e lavora sulla gamba interna per il rispetto della gamba. Che non ti cada all'interno. Oh, bene, bene, così. La flessione interna, leggero, bravo, eccolo lì. Perfetto, molto molto bene. Trotto, via le redini, lascialo andare giù. E passo. Oh, ok. Questo esercizio veramente molto molto utile, che può fare chiunque, perché adesso, meno male, questi esercizi sono degli esercizi che possono un po' veramente, veramente fare chiunque, tranne uno. In tutto questo abbiamo trascurato una grande protagonista, la gamba esterna. La gamba esterna. Fabio, purtroppo, ha una gamba esterna. Ha una gamba esterna. E come la usa Fabio la gamba esterna? Allora, quando noi andiamo a fare una volta, per esempio, no? Ci insegnano sempre a fare che cosa? Stiamo girando a sinistra, gamba interna, le cinghie, gamba esterna, ci sono? Leggermente arretrata, benissimo. Ma perché la gamba esterna arretrata? Per evitare il derapare del cavallo verso l'esterno. Ma il cavallo derapa verso l'esterno? Tante volte sì, tante volte no. Quindi l'azione della gamba, anche qua è importante capire che le gambe non sempre devono essere attive, ma possono essere attive, possono essere passive, possono essere lì, pronte, lungo il costato, ad agire nel caso in cui il cavallo faccia qualcosa che non dovrebbe fare. Quindi sto girando a sinistra, il cavallo mi derapa verso l'esterno, la mia gamba esterna arretrata. Perché arretrata? Perché mi contiene le anche che vanno in derapaggio. Mi contiene le anche che vanno in derapaggio. Quindi, ma non è detto, come tante volte ho sentito dire, che dai la gamba interna per la pressione, dai la gamba esterna per contenere. Non è che il cavallo si deve sentire tutte le volte avvolto dalle gambe da una parte o dall'altra e costretto, perché non è necessario. La gamba va data se serve, quindi deve cadere naturale, no? E intervenire nel momento in cui c'è bisogno. Uno dei trucchi fondamentali che fanno la differenza tra un cavaliere e uno che va a cavallo alla domenica o il mercoledì pomeriggio verso le 16-16.30, tipo, che cos'è? È proprio la differenza che se io so intervenire nel momento giusto, quindi prima che si crei un problema, il cavallo risponde molto meglio e non ho bisogno di fare grandi,
grandi azioni forti. Quindi se il cavallo sento che sta per derappare, piccolo tocchettino lo rimetto dritto, ma se io intervengo in ritardo, tocchettino, tocchettone, tocchettone ancora di più, e comincio a lottare. Allora, abbiamo finito per questo video. Se qualcuno ha qualche domanda mi può chiamare tranquillamente, è al mio numero di telefono 333 333 333 333. Ok, salutiamo tutti i ragazzi di Ars Equitandi, che sono la nostra amica Casablanca, il nostro amico Fabio Rubino, che tra un po', quando finirà il periodo di lavoro con me, tornerà in Puglia, così come Antonello Junco e così come Riccardo Arrigoni, che andrà a casa di qualcuno lì in Puglia. Eccola lì che ride, mi ricorda del merito. Vado? Comunque, mi raccomando, a seguitare, chiamatemi, iscrivetevi. Sono ritornato. Quando volete, sono qua disponibile a Somma Lombardo, presso la scuderia Belcora. Venite a trovarmi, venite, beviamo, mangiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare e poi parliamo anche di cavallo. Sei stanco? Non stanco? Saluta Fabio. Ci vediamo presto in Puglia, salutiamo tutti quanti. Mi raccomando, a presto. Ciao a tutti, ciao.